Non era vero, mi dà che ho annunciato la pubblicità tanti anni fa e poi è finito nel dimentico. Sono stato io a annunciarlo. Allora, per pubblicità sugli anni. Allora, attenzione, suspense, torna City Hunt. L'avevamo annunciato 5 anni fa, sì. Io ho fatto la relazione i primi due nel 2005. Cioè, è il progetto più. A volte ritornano, questo è un progetto che noi abbiamo annunciato nel 2005, quando dovevamo uscire edicola, lo stesso formato di Camp Parker Collection, cioè un progetto di grande diffusione, di grande visibilità, come grande tiratura, era un prezzo anche doveva costare 4,90 nella versione originale. Solo che avremmo voluto farlo tutto in bianco e nero con un formato leggermente diverso, senza sulla coperta, eccetera. Se non che quando noi stavamo già per lanciarlo, il giapponese dice no, o lo fate identico al giapponese, non potete farlo. E loro hanno detto non lo possiamo fare a questo prezzo, in edicola, queste caratteristiche. Ci siamo messi a discutere e discutere e hanno annullato il progetto. A distanza di 6 anni, con il mercato che è abbastanza cambiato, e anche noi forse come approccio, abbiamo finalmente deciso di farlo, anche perché lo stiamo facendo in Francia, e in Francia è un enorme successo, quindi abbiamo già fatto questa edizione francese, infatti, sì. Che è portato uno, che è arrivata al 1,25 e esce in libreria, costa 9,95 e vende 20.000 copie, a un minuto 30.000 copie, è un risultato veramente eccezionale che in Italia sarà impossibile duplicare, perché il mercato delle librerie italiane non è il mercato per le cose di alto prezzo, non è il mercato francese. Lo faremo come ci chiedono i giapponesi, cioè con tutte le pagine a colori, le pagine a duo tono, in bicromia, con le pagine a colore iniziale, quella sulla coperta. Credo che elimineremo solo un elemento, forse la riserva di UV in copertina, cioè questo effetto selettivo dove c'è, non lo so, perché sono talmente complicate queste cose che ogni tanto mi dimentico dei pezzi. Quindi usciremo anche noi con Stiante solo in libreria, abbiamo abbandonato l'idea di farlo in edicola, anche perché il cartone non è più in televisione, quindi il motivo che c'era per la richiesta dell'edicola di 6 anni fa è caduto. Il prezzo non lo ricorderò, ma sarà superiore ai 10 euro. Se mi ricordo che sono 9,95 sono 12,95, il prezzo comunque non 4,90. Usciremo con l'intera serie, siamo impegnati a farla tutta, 32 volumi, e partiremo, non ricordo se a settembre. Ce l'ho, perché se no me le pensi queste cose dimentico. Questo è quello che vorrei recuperare. Sì, esce mensile da ottobre. Quindi da ottobre, per 32 mesi, quasi 3 anni, ci sarà un appuntamento con la versione definitiva di City Hunt, perché verrà per l'occasione tutto ritradotto, rilitterato, avrà le onomatopee giapponesi, come ormai è costume nel 90% delle nostre proposte, e uscirà in questa bella edizione da libreria deluxe, per cui... Sì, tra l'altro vi dico che all'inizio di alcuni... siccome sono meno volumi degli originali, perché gli originali erano più piccoli quando è uscito il suo Asha, all'inizio di ogni volume, no, in molti volumi ci sono delle cover gallery a colori con i pin-up che sono usati come cover o che erano stati realizzati nel corso della serie. Non è una cosa regolare, capita tipo un volume sì, un volume no, cose varie. Comunque noi facciamo una copia uno a uno del giapponese, per cui se c'era là, ci sarà qua. Mi sembra di ricordare che rispetto a Angel Hearts, di Hunter è un mondo parallelo, non è la stessa sì, storia. Sì, in origine... pare che dovesse essere Angel Art il seguito di City Hunter, poi comunque in realtà i protagonisti normali sono gli stessi, Ryo Saeba, Kaori e tutto quanto, poi City Hunter e Angel Art ha preso una piega diversa con la morte di Kaori, l'ingresso di Shanin, che è la figlia adottiva, così dire, di Ryo Saeba. Comunque sì, questo è l'originale, quello che ha dato l'origine al mito di City Hunter, quello che un po' tutti conoscono in tutto il mondo. Esatto, quindi è un grande ritorno ed è anche un appuntamento, è un tentativo nostro di investire su questo formato più lussuoso che è il formato delle edizioni definitive giapponesi, sul quale noi siamo stati in passato poco presenti, proprio perché quando si tratta di fare di manga ad alto prezzo non abbiamo quasi mai avuto dei grandi risultati. In questo caso in correttezza di un mercato che è più diciamo attento a questo tipo di proposte, abbiamo deciso. Un'altra operazione, un'altra operazione assolutamente di grandissimo respiro, anche questa uscirà nella sua interezza perché abbiamo un impegno fin dall'inizio di acquisire l'intera serie, è uno dei pochissimi shonen mai pubblicati in Italia, famosissimo, che anche questo in Francia è uno dei principali successi, che in realtà per chi
Leggi attentamente la mia pagina Facebook, sia l'intravista, la sigla scritta sul pezzettino di carta della scrivania. Non so se queste cose erano lost che io faccio, queste cose erano lost che io faccio, vengono recepite. Io faccio ancora della scrivania, quasi sempre sono degli indizi di cosa su cui sto lavorando, ma molto subliminali. Per cui sulla mia scrivania c'era questo block notes con scritto SDK. Vediamo chi indovina, vediamo chi va bene. Samuele di Perchio, che è uno dei più famosi shonen di tutti i tempi, del cui autore, la mia attrice, giusto? Stiamo già presentando Codebreaker, che è la serie nuova. Che è la serie nuova, è una serie che non è stata pubblicata, nonostante il grande successo all'estero, forse è una serie molto lunga, sono più di 30 volumi. Sì. E uscirà in edicola a clausura coperta a 4,90 credo. No, il prezzo non mi ricordo anch'io. Sarà un formato un po' diverso rispetto ai normali shonen. A memoria, qui abbiamo Alex Bertani in sala. Sto dicendo male? Sto andando a memoria, giusto? Ok. E quindi sarà, è una serie veramente di grandissimo spessore. È la classica serie shonen di Kodansha con protagonisti samurai, quindi si torna nel Giappone medievale, e combattimenti o senso dell'onore, la giustizia, è uno shonen molto coinvolgente. Tra l'altro ne è stato tratto anche un anime che ha avuto un grande successo, da noi non è mai arrivato, probabilmente anche perché anche quello era molto lungo, però è uno dei shonen principali che era rimasto fuori sì. Nel mercato italiano. Credo che con l'edizione Samurai di Perchio non mi risulta esistano altre grandi serie shonen famose giapponesi in etnica. Però se ce l'avete voluto suggerirci, sì, non diciamo. Però vediamo che delle serie diciamo pubblicate in Occidente, poi sono serie dedicate ai cuochi o ai ballerini di tanga, ai barmen, c'è questa serie famosa sui panettieri che è stata pubblicata in Italia, la serie sul vino, cioè ci sono queste serie con questi temi un pochino più ostici che quelli poi che noi vedremo, ma tra le serie con degli argomenti occidentali che possono piacere in Occidente, i samurai, i ninja, i combattimenti eccetera, rimaneva sostanzialmente solamente samurai. C'è stata una lunga negoziazione tra le Kodansha e alla fine abbiamo consentito a proporla alla sua interezza e a fare un piano molto, molto ambizioso di lancio che poi pian piano verrà rivelato, perché chiaramente essendo una serie così lunga ci sarà tutta un'operazione grossa di marketing per spingere i lettori a seguirla e prendersi l'impegno di acquistarla per quasi 3 anni. Sarà un grande appuntamento che poi arriva in un momento in cui un po' il nostro pacco shonen sta raggiungendo il Giappone, quindi varie serie che venivano proposte con grande regolarità o stanno finendo o hanno raggiunto la contemporaneità con il Giappone, e quindi avevamo anche noi bisogno di un nuovo titolo shonen che andasse ad affiancare i nostri grandi classici come Bleach, Naruto, Fullmetal Alchemist, I-521 e tutti questi. Tra l'altro, visto che lo citi, me l'ero dimenticato, High Shield 21 questo mese, lo trovate già in vendita credo, esce un numero speciale perché abbiamo fatto una promozione con Suesha, abbiamo spostato 2 capitoli dal volume 19 al numero 20 e questi 2 capitoli vengono presentati con le pagine a colori. Ci sono prime 24-25 pagine che sono interamente a colori come nell'originale, ed è una specie di rilancio della serie, perché nella prima metà del manga veniva narrato fondamentalmente la qualificazione al torneo di Christmas Ball, il torneo d'autunno giapponese. Con il numero 20 inizia la prima fase del torneo finale, e se non avete mai letto High Shield è un buon punto di partenza. In rete c'è stata una polemica enorme perché avevano detto che è un punto di partenza ideale, cioè in realtà ovviamente il punto di partenza ideale è sempre il numero 1, però se finora non avete sentito parlare, non avete mai avuto modo di provarlo, perché partire dal 17 effettivamente è un po' più difficile, il 20 è un buon punto perché vengono introdotti un sacco di personaggi nuovi che comunque non erano stati visti anche dai lettori storici della serie. Viene spiegato molto, e anche se non siete appassionati di football o non conoscete le regole, High Shield è molto leggibile perché gli autori vi spiegano di volta in volta le regole. È comunque un,
non so, è sportivo, una commedia, un po' come Odio e Benji, non è un vero fumetto di calcio perché si inventano le regole nella maniera più totale. E per cui però il divertimento è anche questo, vedere questi super campioni che fanno cose fantastiche. Ash è veramente divertente, io ve lo consiglio, tra l'altro appunto al prezzo invariato, avete a 3,90, avete 240 pagine di cui 20 a colori, dateci un occhio se non l'avete mai visto. Sì, quello è un tipico esempio che avrebbe voluto fare una grande campagna per rilanciare il numero 20 come punto d'inizio. Siccome non è propriamente così, non c'è stato concesso di investire in questo modo. L'unica cosa è nemmeno di scrivere in copertina attenzione numero speciale, non ce l'ha permesso. In realtà il numero 20 è un numero di 240 pagine, in cui 20 a colore lo stesso prezzo. Quindi una cosa raramente fatta da noi, e non credo che abbiamo mai fatto un'inserta a colore così grande. Tra l'altro è tutto stampato benissimo, i nostri tipografi sono tipografi specializzati nel bianco e nero, e quando fanno il colore c'è sempre un po' un'area di incertezza. In questo caso è proprio tutto magnificamente ed è un bellissimo numero. Che vi consigliamo di acquistare se non avete mai. La serie tra l'altro è finita, se non sbaglio, è 37, per cui siamo già a metà. E anche questa è una serie lunga, però per noi molto importante. In ambito shonen, prima di passare all'asso numero 3 e all'asso numero 4, ci sono anche altre cose? No, in realtà prosegue tutto normalmente. Cioè, se volete possiamo dire una cosa anche interessante è che negli ultimi mesi Panini sta provando nuovi settori, per cui dopo i fumetti adesso stiamo cominciando a provare anche con i romanzi, per cui abbiamo avuto i romanzi di Death Note, il primo e il secondo, dedicati a L, adesso sono arrivati i romanzi di Naruto e di Bleach. Il romanzo di Naruto che è uno? No, due. Due? Ah, è il secondo, sì, ok. E due anche di Bleach, cioè il secondo credo che sia in anteprima, qui non l'avevo mai visto. Sono romanzi ovviamente legati al manga, sono light novel, come dicono in Giappone, principalmente perché oltre al testo avete anche delle illustrazioni e cose varie. È bello perché comunque è un modo di rivivere le storie del fumetto attraverso le parole nei racconti. Sì, comunque se volete sapere di più sul mondo shonen, abbiamo allo stand questo catalogo, che è il primo catalogo che facciamo del mondo shonen, che presenta un po' tre novità, tra le quali abbiamo citato prima rapidamente Bakuman, tanto giapponese c'è di strano. Bakuman, che è il nuovo manga degli autori di Death Note, Tsugumi Oba e Takeshi Obata, ed è anche questo sarà supportato da una grossa operazione di marketing, tra cui non perdete questo mega posterone bellissimo, uno dei poster più belli che abbiamo fatto. Ho fatto vari poster con anteprima promozionali. Con Diaz abbiamo fatto Il Signore dei Mostri, e abbiamo fatto Bakuman, e abbiamo fatto anche High School of the Dead, se ben ricordo, non ne sono sicuro, ma non lo so. Abbiamo fatto anche High School of the Dead, Alex. Sono i romanzi su anteprima. E in fumetteria. Quello di Bakuman è arrivato alla prova di stampa ieri, cioè venerdì, ed è veramente impressionante, con una bellissima tavola a colori, con un testo con dei poster molto grandi, con sul retro tutte le informazioni sulla serie, con delle brevi schede, sono molto anche graficamente forti ed è un veicolo che stiamo utilizzando per scrivere nuovi titoli. Nel raro caso che non sappiate cos'è Bakuman, la storia è semplicemente la storia di due ragazzi che vogliono diventare dei mangaka, dei fumettisti, dei creatori di manga. La cosa va avanti perché c'è anche una specie di scommessa con una ragazza per il disegnatore e tutto quanto, ma la cosa più curiosa è che nel primo numero gli autori prendono in giro se stessi, perché quando uno dice voglio creare un manga, l'altro gli risponde ma guarda che non è mica facile creare un'opera bella come Death Note, bisogna essere degli autori intelligenti. Fa un po' quello che fa Adachi, che si prende in giro da solo nei suoi manga. Nel cataloghino ci sono tutti i titoli, alcuni abbiamo denominati, Code Geass, Code Breaker. Ho nominato prima School of the Dead, su cui tra l'altro è uscita un'animazione in Giappone, che è uno shonen molto particolare con un toro, veramente bello. Ci serve nominare Fresh Love Limited, che è questo manga dell'autore, dell'autrice di 100% Fragola. Poi un titolo che mi piace moltissimo è I Signori dei Mostri, Nurarion no Mago, che vuol dire letteralmente il nipote della stirpe dei Signori dei Mostri, che abbiamo si chiama semplicemente I Signori dei Mostri, e che è un manga di tematica horror, sempre di Shonen Jump. Horror chiaramente aperto, tra virgolette, un horror light, come può essere l'horror di Bleach, cioè non un horror. Non come Battle Royale. Sì, non come Battle Royale, non è fatto un horror che è fatto per spaventare, ma per così titillare un po' la fantasia dei lettori.
ed è molto bello, una bellissima grafica. In Giappone sta andando molto bene, ci hanno dedicato anche un gioco di carte, e anche qui ci sarà un bellissimo posto che mi sono messo nella mia. Anche questo era un teaser alla Lost nella pagina Facebook, e c'è la mia foto con questo poster dietro, sono troppo ermetico. Un altro titolo che mi piace molto, di un'autrice completamente matta, Kiyo Kujo, l'autrice di 20 Blood, si chiama Zone Zero Zero, ed è un manga di questo tipo assolutamente imprevedibile, assolutamente indecifrabile, con molto esplosivo, molto demoniaco, se volete. Anche questo è già uscito da poco. Di Hero Tese abbiamo detto. Una novità è Astro Boy, che è il principe di Shonen, che è, qui è il primo volume che troverete allo stand. E poi sempre un argomento un po' horror, un po' noir, Dead Man Wonder, Il Caccia della Morte. E questi sono un po' i titoli shonen annunciati, previsti nella prima metà dell'anno, a cui nella seconda metà ci saranno anche altre novità, ma soprattutto vi annunciamo questo di Samurai di Perchino. Il catalogo dovete prenderlo gratuitamente allo stand, per cui fate un giro. Esatto, e poi dire cielo, ce ne manca. Due ulteriori annunci. Sì, finiamo per lasciare le domande. Lasciamo le domande. Allora, un annuncio, un titolo per me molto molto atteso, che in Italia è stato pubblicato parzialmente dal nostro concorrente, e che finalmente uscirà, Legend of Mother Sarah, che è un grande titolo, uno dei titoli storici del manga mai portato a termine in Italia. È un titolo da Kodansha, disegnato, adesso il nome del disegnatore non mi ricordo, però scritto da Otomo, l'autore di Akira. È un grandissimo titolo pubblicato da Magic Press, ma mai portato a termine, se me la ricordo. Noi lo pubblicheremo nella versione, partiremo con una versione, diciamo, a formato monster, cioè 13x18 con sovracoperta, perché voglio dire, secondo me è un grande capolavoro del manga giapponese, non ha mai avuto un'edizione di massa. Abbiamo scelto il formato più economico, adesso non ricordo se saranno 7,50 o 6,50, con un prezzo comunque sotto i 10 euro. Chiaramente poi esiste anche un'edizione deluxe, tipo Akira, che eventualmente potrà essere una successiva edizione nel futuro. Però partiamo con l'edizione più, nel formato più piccolo, con la sola coperta, e anche qui ci sarà una promozione molto interessante. Posso dire, Alex, che usciremo con Alex, il nostro marketing manager, questo è l'uomo dietro una parte delle cose di marketing che di cui sto parlando, insieme alla sua squadra di marketing, di uomini marketing. Non dico il nome con cui li chiamiamo noi, perché è poco rispettoso, siamo di uomini marketing. Di marketare. Vabbè, tutte le aziende di uomini di marketing che vanno a marketare. Ci sarà un calendario che verrà componibile, che verrà offerto con una specie di countdown ogni mese, che si comporrà per un calendario dell'anno 2011, che verrà dato, e si comporrà a schede con le immagini a colori di Mother Sarah, e che porterà fino al lancio, che sarà dopo l'autunno, in autunno. In novembre. Sono 7 volumi, uscirà a partire da novembre, quindi probabilmente si farà per Lucca. Cadenza mensile, sono in libreria. Esatto. E è un manga post-apocalittico, cioè un'ambientazione ben nota a chi ama Otomo, ed è un grande manga, diciamo, per adulti, un seinen, non probabilmente uno shonen, però non aspettatevi comunque una cosa sesso e violenza, comunque è un manga molto intenso, ma diciamo che può inserirsi nella tradizione di Akira, come nella tradizione di Monster, nella tradizione di grandi manga d'autore, però per il grande pubblico, non per ragazzini. Non per i ragazzini, però neanche super estremi con sesso, violenza, modellamenti, eccetera. Un manga d'autore di grande, grande forza, di grande, grande. E questo ci porta invece al qua, perché abbiamo annunciato due shonen, questi di Hunter è uno shonen, anche se è un'edizione deluxe. Samurai di Perchio è uno shonen per eccellenza, è un seinen sicuramente del Madre Sara, ma la quarta annuncio che facciamo è un seinen, se volete ancora più seinen, perché entriamo veramente nel settore del manga d'autore. Voi sapete che noi abbiamo pubblicato una grossa fetta dell'opera di Gino Taniguchi, che è assolutamente oggi forse il mangaka più famoso
in Giappone, fuori dal Giappone, è il maestro assoluto del manga d'autore ed è considerato a tutti gli effetti uno degli uomini di punta. Addirittura adesso ha fatto una graphic novel a colori per Dargo, inedita, cioè è veramente... Ha lavorato con Mebius. Ha lavorato con Mebius, è un autore che ha veramente spaziato e che è a suo agio sia in una libreria di Tokyo come in una libreria francese o italiana. In Italia i diritti sono divisi tra noi, RCS e Coconino, cioè tanti editori che sono specializzati nei romanzi a fumetti. Taniguchi, peraltro, e ho appena scritto la prefazione del numero 1, del primo volume, usciremo a maggio con la Taniguchi Collection, che è una riedizione in un formato in una grafica omologata di tutte le nostre opere di Taniguchi. Partiamo dall'Uomo che cammina, seguirà Il tempo di papà e l'Uomo, che sono, e poi le faremo tutte, ci saranno anche due o tre inediti in fondo, e sarà praticamente la nostra riedizione di questo grande autore. Però parallelamente a questo autore presenteremo un autore che è considerato un po' l'altro grande autore autoriale di manga giapponesi, molto popolare, molto seguito, bravissimo. In Italia, non ha, in Occidente, non ha ancora la fama di Taniguchi, però noi crediamo che abbia delle grandissime potenzialità, per questo abbiamo acquisito un grosso gruppo di suoi titoli, ed è Asano, l'autore dell'Arte del campo dell'arcobaleno e anche di altri titoli proposti da Capo Edizioni. Noi abbiamo acquisito gran parte, se non tutte, le sue opere fatte dal editore Shogakukan, che sono 6 o 7 e che presenteremo solo per libreria a partire anche questo dell'autunno, in un formato sempre analogo al DVD Taniguchi, però si chiamerà, se la collezione di Taniguchi si chiama Giro Taniguchi Collection, questo si chiamerà Inyo Asano, credo si chiami come lui, Inyo Asano Collection, con una grafica omologa, e presenteremo tutta una serie di opere nuove, tra cui Solan in Eternal Blue. Poi The End of the World and Before the Dawn, sì. Diciamo che le opere, chi sono di voi ha letto Il campo dell'arcobaleno, che è una delle cose più belle che abbiamo mai presentato, che abbiamo presentato in questo formato oversize con una copertina tutta nera, una carta molto spessa. Era veramente un'opera particolare che io ho molto molto amato e che in qualche modo parla di... lui mescola una concezione molto intimista della vita di tutti i giorni nel Giappone, ma universale, fatta di piccole frustrazioni, i dolori quotidiani, la violenza, l'amore, cioè veramente tutto, con delle cose assolutamente metafisiche, tipo la fine del mondo, che è una sua... Sì, tutto come un molto il piano, usa molto il piano onirico, esatto, come il corso alle farfalle, tutte queste cose. Ed è veramente un'opera iper sofisticata e in qualche modo Planet Manga vuole essere un editore che spazia a 360 gradi nel mondo del manga, per cui shoujo, shonen, seinen, fumetto d'autore, fumetto storico, fumetto classico. Asano ci sembrava una scommessa importante, quindi abbiamo acquisito questo grosso catalogo, e anche qui ci sta un grosso sforzo di comunicazione, proprio perché sono opere pensate come quelle di Taniguchi per il mercato anche al di là dei manga, e quindi per il mercato delle librerie di varia, per in generale l'idea di proporre delle graphic novel narrative per un pubblico il più ampio possibile. Abbiamo un'ora. Abbiamo parlato abbastanza, abbiamo fatto anche le vostre domande, che sicuramente compenseranno le cose di cui non abbiamo parlato e delle quali invece magari.